Il giornalista toscano Del Grande, dopo 12 giorni di detenzione in un carcere turco, sta incontrando per la prima volta il suo avvocato, il console italiano a Smirne. Dal 9 aprile, quando fu bloccato al confine con la Siria, le autorità turche avevano negato al reporter ogni forma di assistenza legale e diplomatica per metterlo in isolamento. La visita è cominciata poco prima delle 8.30 nel centro di rinvio a Mula, sulla costa Egea della Turchia, dove vengono trattenuti normalmente soprattutto i migranti in condizione di irregolarità, come ad esempio i siriani, a cui voleva dedicare proprio il suo nuovo documentario Gabriele Del Grande. In questo momento sono dentro con lui, ma quando usciranno capiremo dalla viva voce del console e dell'avvocato innanzitutto come sta Gabriele, sulle cui condizioni lui stesso ha rassicurato i familiari, ma che è da 3 giorni in sciopero della fame per richiamare l'attenzione sui suoi diritti. E poi cosa gli sia stato chiesto in quegli insistenti interrogatori a cui è stato sottoposto dalla polizia turca proprio sul suo lavoro e che potrebbero essere la spiegazione dei ritardi al suo rilascio. Confidiamo in una liberazione immediata, ha detto il premier Gentiloni dagli Stati Uniti. E in tutta Italia la mobilitazione va avanti. Hashtag Io sto con Gabriele. Il timore è che la Turchia lo voglia accusare di reati legati alla sicurezza nazionale, una fattispecie per cui la legislazione di Ankara prevede un lungo periodo di carcere preventivo.